L'assessorato per le politiche ambientali del Comune di Torino si pone come obiettivo strategico di raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2020. Una delle prime azioni intraprese negli scorsi mesi è stata quella di ampliare il territorio cittadino attualmente interessato dal servizio di raccolta porta a porta e di migliorare il corretto conferimento dei rifiuti laddove è già presente il servizio. Anche i mercati comunali rappresentano un'opportunità importante per implementare la percentuale della raccolta differenziata, considerando la quantità di rifiuto organico prodotto. Siamo a Porta Palazzo, nel mercato all'aperto più grande d'Europa. Qui ogni anno vengono prodotte 4.000 tonnellate di rifiuti, con conseguenti costi molto elevati per la pulizia degli spazi. Abbiamo attivato un nuovo sistema di organizzazione del rifiuto, quindi con dei sacchi di Mater B, quindi biodegradabili, destinati alla raccolta di tutti gli scarti di frutta e verdura. I risultati sono stati, in questi primi mesi di sperimentazione, eccezionali. Avevamo una intercettazione del rifiuto umido dell'ordine del 7-8% lo scorso anno, in pochi mesi l'abbiamo già portato al 20%. È qui che abbiamo deciso di iniziare un progetto di sensibilizzazione non solo per gli ambulanti, ma anche per i cittadini, che vede questa importante realtà come capofila di un sistema innovativo da replicare in altri mercati cittadini. Diciamo che l'intercettazione dell'umido ha fatto sì che la raccolta differenziata in modo comparato rispetto allo scorso anno sia incrementata del 34%. Sono dei volontari africani richiedenti asilo che, coordinati e aiutati da noi di Eco dalle Città, recuperano ogni giorno a fine mercato frutta e verdura invenduta, evitano che vengano buttate nei rifiuti, che vengano sprecate, e le redistribuiscono a questo banchetto a gente che viene a cercare cibo. Prevalentemente i cercatori di cibo sono anziani italiani. È straordinario vedere questi giovani africani che aiutano gli italiani poveri. Sono Omar, vengo dal Gambia. Abbiamo venuto qui per aiutare il comune. Ogni giorno facciamo lavoro volontario per recuperare le verdure e frutta. Io sono Musa, vengo dal Mali. Sono in Italia, due anni, sei mesi. Noi siamo qui, asilo politico, per aiutare le gente, gratis.